ragazze, bentornate sul mio canale o benvenute per chi ancora non mi conosce, io sono Claudia e nel video di oggi vi volevo parlare le cose che secondo me dovrete avere già a casa o comunque già pronte, servono assolutamente nel momento in cui tornate a casa con il vostro neonato. Ovviamente, come sempre, quando faccio questi video vi ricordo che sono tutte cose basate sulla mia esperienza, quindi sono semplicemente delle mie opinioni che io vi do come se fossimo delle amiche o comunque appunto basate sulla mia esperienza, essendo che ho due bimbi posso dirvi come l'ho vissuta io e quindi consigliarvi. Se voi avete dei consigli o comunque la pensate diversamente da me o se siete anche d'accordo con me, mi raccomando commentate giù nei commenti e fatemi sapere la vostra opinione. Prima di cominciare il video, come vi dico sempre, iscrivetevi al mio canale qua sotto se non l'avete ancora fatto, lasciate un like se volete vedere video di questa tipologia, quindi video che riguardano la vita da mamma, la vita dei bimbi. Vi lascio giù di sotto in descrizione anche la playlist con tutti i video che riguardano questo argomento e vi ricordo che se vi va potete anche seguirmi su Instagram e vi lascio il link qua sotto. Allora, vorrei che questo video fosse proprio un video super super essenziale. Volevo proprio dirvi quali sono le cose assolutamente fondamentali, che magari sono solo tre cose ma che le dovete avere per forza e tutto il resto comunque è superfluo o comunque lo potete comprare nei mesi o nelle settimane successive. Allora, partite subito dal presupposto che il neonato l'unica cosa che fa è mangia, dorme e deve essere cambiato. E basta, non fa altro nei primi giorni, nelle prime settimane, non farà nient'altro che queste cose qui. Quindi, alla fine dei conti, valutando le cose che fa il neonato, le cose che quindi voi dovrete comprare o dovrete avere a casa sono quelle legate a questi tre aspetti. Quindi dovrete ovviamente vestirlo questo bambino, quindi sicuramente dovrete avere dei vestiti pronti. Lo so che noi mamme ne compriamo tantissimi, avrete già gli armadi pieni, però se vogliamo essere essenziali, quindi capire quali sono le cose che proprio sono fondamentali, dovrete avere sicuramente dei body, almeno due o tre body in modo da avere dei cambi se si dovessero sporcare. Delle calzine, lo so che sembra stupido, però a volte hanno sempre piedini freddi anche in stagione estiva, quindi vi consiglio di prendere delle calzine di cotone o di lana a seconda della stagione. Delle tutine da mettere sopra il body nel caso in cui fosse inverno, oppure dei pagliacetti nel caso in cui fosse estate da mettere senza niente sotto, e magari un cappellino. Se volete potete prendere anche delle tutine o dei pigiamini un pochino più leggeri per farli dormire di notte, e direi che come abbigliamento del neonato in realtà vi bastano semplicemente queste cose qui e tra l'altro non averne 300.000 cambi. È difficile che si sporchino così tanto dato che non si muovono tantissimo appena arrivate a casa quando sono così piccoli, quindi secondo me un set di 2-3 cambi andrebbe anche bene. Vi ricordo sempre che questo video appunto riguarda proprio l'essenziale delle cose che dovete avere già pronte lì in casa, proprio il giorno che arrivate dall'ospedale, il giorno che arrivate con in mano il vostro neonato, non sapete da che parte cominciare, dovete avere queste cose qui. Però in realtà poi a fine video vi darò la mia personalissima opinione riguardo a tutti questi argomenti. Poi alle altre cose che secondo me dovrete avere sono appunto tutte le cose che riguardano il cambio del neonato. Quindi sicuramente dovreste avere un fasciatoio o comunque anche solo il materassino del fasciatoio, ad esempio io quello dell'IKEA, economicissimo, ci mettete sopra il copri fasciatoio o anche semplicemente un asciugamano di spugna di cotone, ce lo appoggiate sopra tanto per fare un po' più rendere comodo il neonato quando lo appoggiate. E basta, a quel punto vi serviranno sicuramente i pannolini di taglia 1, che sono quelli per il neonatino. Di solito si utilizzano i Pampers Progressi, che sono quelli con la linea, diciamo, tornasole, la cartina tornasole, cioè la linea che da gialla diventa azzurra quando fanno la pipì. Però potete usare anche ad esempio i Yaggies taglia 1, che anche quelli hanno la linea che cambia colore quando hanno fatto la pipì, così riuscite ad accorgervene, più che altro perché ne fanno talmente poca quando sono così piccoli che magari soltanto tastando il pannolino non riuscite proprio a capire se hanno fatto o non hanno fatto la pipì, quindi io vi consiglio di comprare questo tipo di pannolini, queste marche diciamo. E ovviamente la pasta per il cambio, una normalissima, quella che vi piace di più, non so, a me piace la Fissa in rosa, ma ognuna prenda quella che le piace. Sappiate che all'inizio non ve ne servono 18.000 tubi, anche perché il bambino è piccolissimo, non è che ne usate tanta, anche se il numero di cambi è abbastanza importante, lo cambierete veramente tante volte al giorno. E eventualmente delle salviette. Io so di gente che le salviette non le utilizza perché preferisce lavare il bambino, però io vi consiglio che nei primi giorni, magari dato che c'è ancora il cordone ombelicale,
Forse è un po' più pratico non stare a lavare il sederino perché potreste bagnare il cordone che, come sapete, non va bagnato e quindi magari utilizzare delle salviette per pulire bene le parti intime del bambino. E direi che, come poi alla fine cambio e zona del fasciatoio, è tutto in ordine. Sappiate che eventualmente, se non avete il fasciatoio, potete anche cambiare il bambino sul letto mettendo magari un asciugamano vecchio che avete in casa. Se, come tante persone appunto che conosco, preferite lavare il bambino invece che usare le salviette, allora dovreste avere anche a portata di mano un asciugamanino, quindi un asciugamano per il bimbo o se no un vostro asciugamano, un asciugamano qualsiasi, e un bagnoschiuma, comunque un sapone adatto per i neonati. Un set per la medicazione del cordone ombelicale, del moncone. Quindi o vendono quelli già pronti in farmacia, credo che anche la Kikko ce l'abbia o una cosa del genere. Comunque guardatevi bene i video, fatevi insegnare dalle ostetriche o dalle infermiere come si fa la pulizia del moncone e prendetevi il necessario, quindi ad esempio la fisiologica se serve per pulire la cute intorno, le garzine sterili per annodarle, ma sono giusto proprio due o tre cose che dovete tenere lì dal fasciatoio e che quindi dovrete avere già quando arrivate a casa. Un'altra cosa un pochino più tecnica, magari da tenere a portata di mano nel fasciatoio, vi auguro che non serva mai, però io personalmente mi terrei anche un termometro per misurare l'eventuale febbre, ma si augura di no, però non si sa mai. Avere già un termometro in casa, ad esempio quelli rettali della Kikko sono comodissimi, un termometro, e eventualmente la tachipirina in gocce per il neonato, ma questi sono proprio degli scrupoli super assurdi che nel caso uno può scendere un attimo in farmacia e andare a comprare queste cose, però averle già in casa evita di dover uscire di corsa in situazioni magari un po' urgenti o non lo so. Poi, sempre nell'ambito, diciamo così, farmacia, fasciatoio, eccetera, ma anche che già riguarda l'allattamento o comunque la nutrizione del bambino, è avere la bilancia pesa bambini. Allora, io non l'ho mai avuta, però sinceramente l'ho usata e perché l'ho affittata. Quindi sappiate che si può anche affittare, spesso le farmacie affittano la bilancia pesa bambini, quindi se state allattando il bambino, avete dei dubbi, siete alle prime armi, così non capite, volete essere più tranquille, potete prendervi la bilancia pesa bambini. Non è neanche tanto cara. La vende la Kikko, secondo me la migliore, cioè la vendono tante marche, ma secondo me la migliore è quella della Kikko. Costa abbastanza poco se volete comprarla, però il mio consiglio è quella di affittarla, semplicemente perché vi sembrerà una cosa, magari non in tutti i casi, però se vi ritrovate a dover usare la bilancia, vi sembrerà tipo che vi serve immediatamente, subito, che dovete usarla 100.000 volte, come se fosse un acquisto imprescindibile, e dopo magari una settimana non vi serve già più. Quindi intanto comunque farete controlli dal pediatra, quindi non è che è così fondamentale, però se vi sembra che vi potrebbe servire, io vi consiglio di appunto affittarla, ecco. Però non è proprio una cosa che dovete avere già appena entrate in casa, mettete piede in casa, però rifletteteci un secondo anche che ci potrebbe essere questa eventualità di dover avere la bilancia. Poi, come quindi vi dicevo all'inizio, il bambino mangia, dorme e deve essere cambiato. Quindi dovete avere tutto quello che vi serve per farlo dormire. Per fargli fare una nanna sicura è giusto che abbia la sua culla praticamente. Quindi io direi che un'altra cosa che dovete avere pronta in casa è la culla del neonato, dove lo metterete a dormire. Io personalmente ho utilizzato la navicella del Trio, piazzandola sullo stand up, che è quella struttura che vendono apposta per piazzare la navicella in modo che stia al sicuro, un po' rialzata e comoda in casa, però avevo anche la Next to Me, quindi la Next to Me la usavo di notte perché rimane attaccata al vostro letto e quindi lì lo mettevo a dormire di notte, mentre invece la navicella la usavo per i riposini giornalieri, oltre che per portarlo in giro fuori. Quindi comunque sappiate che dovete anche organizzare dove far dormire il neonato. Tenete presente che se usate la navicella o la Next to Me, comunque in entrambi i casi dovete proprio comprare quindi le cose che servono per fare il letto, quindi un materasso nel caso della navicella, se non è presente un materasso adeguato, potete prendere quei materassi fatti apposta per le navicelle, antisoffoco, vedete ce ne sono tantissimi di materiali naturali super apposta per i neonati, scegliete quello che vi piace di più se non è predisposto nella navicella e di conseguenza dovrete avere un coprimaterasso, il lenzuolino, magari quello con angoli da ricoprire questo materasso. E direi basta perché comunque nei primi giorni il neonato non ha bisogno del cuscino. Stessa cosa per la Next to Me, dovrete prendere un set
non un set, perché poi alla fine serve solo il coprimaterasso della Next to Me, quindi un lenzuolino che vada a ricoprire la Next to Me. Magari ne comprate due per avere il cambio nel caso si macchiasse, e se volete potete anche mettere sotto questo lenzuolino un materassino, come, cioè non un materassino, vabbè, comunque quelle tipo quadrati che servono per assorbire, ora non mi ricordo assolutamente il nome, vabbè, vi lascio l'immagine qua di lato che facciamo prima, però non è fondamentale, ecco, quindi semplicemente un lenzuolino. Se la stagione è calda non dovete poi più coprire il neonato, perché lo potete vestire con una tutina, un pigiamino. Se invece la stagione è fredda, ricordatevi che avete bisogno anche di una copertina, magari di pile o di lana o di cotone un po' più spesso, a seconda poi di come vestite il bambino. Se gli mettete la cinghia, non state a mettergli la coperta di lana o viceversa, ecco, queste cose qua, accortezze a cui comunque potete benissimo pensare da sole, o eventualmente comprarvi il nido d'angelo o il sacco Nanna, però anche questi li consiglio per lo più per la stagione fredda. Poi un'altra cosa che vi servirà sicuramente quello che vi serve per trasportare il neonato. Quindi, così piccolo, il neonato starà o nella navicella oppure nell'ovetto del trio. Quindi da quello che vi sto dicendo potrete capire che secondo me comprarvi il trio è una soluzione valida, perché sfrutterete in questo modo la navicella per farlo dormire, come vi ho detto, per portarlo in giro, eventualmente anche per trasportarlo in macchina, e il ovetto lo utilizzerete per trasportarlo in macchina. Quindi secondo me comprare il trio è una scelta valida, perché già proprio nei primi giorni vi servirà, ad esempio nel tragitto dall'ospedale a casa dovrete utilizzare o la navicella o l'ovetto per portarlo in macchina, quindi già lo state usando. Controllate se ci sono gli attacchi in Isofix della navicella o dell'ovetto, quindi eventualmente comprate anche quelli. Io vi consiglio anche di prendervi magari un parapioggia che possa coprire la navicella o l'ovetto, perché magari non si sa mai, potrebbe piovere da quando uscite dall'ospedale e arrivate alla macchina. Un'altra cosa che vi consiglio di prendere già quando, cioè da avere quando mettete piede in casa, sono dei ciucci, almeno un ciuccio o due ciucci, perché secondo me sono utili, perché vi possono aiutare ad esempio quando il bimbo piange disperato, non riuscite a consolarlo, magari un ciuccio può aiutare. Possono essere di consolazione anche mentre il bambino dorme, per esempio di notte, però questa è una scelta abbastanza personale, ognuno faccia come vuole, però secondo me avere dei ciucci lì fa sempre comodo. E poi veniamo alla nutrizione per il neonato. Secondo me scegliere già da prima di comprarsi cose tipo il tiralatte, 3000 biberon, lo scalda biberon, tutte queste cose qua, in realtà è un pochino superfluo, comunque non sono cose che vi servono proprio appena mettete piede in casa. Questo perché poi la nutrizione del neonato è una cosa che verrà strada facendo, cioè vi renderete conto da sole se riuscirete a fare un allattamento esclusivo al seno, un allattamento misto, un allattamento artificiale, vabbè, tutte queste cose qua. Quindi in base al tipo di allattamento che scegliete, ovviamente avrete bisogno di cose diverse, no? Quindi io vi posso dire che secondo me da avere in casa proprio appena mettete piede dovrete sicuramente, a prescindere dal tipo di allattamento che fate, a mio parere sarebbe giusto avere sia un biberon piccolo di quelli tipo da, non so, 90-120, cioè proprio quelli da neonatini piccoli, con la tetarella 0 credo che sia, o la 1, ora non mi ricordo più, comunque quella col buco più piccolo, e una scatola di latte artificiale di tipo 1. Questo perché anche se state facendo un allattamento esclusivo al seno, magari può succedere qualsiasi cosa, che voi dovete uscire o che, non lo so, facendo le corna state male, cioè qualsiasi situazione per cui magari se il neonato resta solo con qualcun altro deve essere comunque allattato, cioè deve essere nutrito, quindi magari avere una scatola di latte artificiale con il biberon lì pronta a disposizione non fa mai male, e magari vi può anche servire o venire utile nel caso in cui, non lo so, non riuscite a lattare in quel momento perché avete delle brutte ragadi o non lo so, qualsiasi situazione. Per tutto il resto che riguarda la nutrizione, quindi anche semplicemente l'allattamento al seno del tipo, non so, i paracapezzoli, le coppette assorbilatte, le coppette d'argento, cioè tutte queste cose qui sicuramente sono utili, ve l'ho già detto anche in altri video, perché secondo me sono utili, per quali sono secondo me le cose non utili, però da avere proprio appena arrivate a casa, anche no, cioè per un giorno potete anche sopravvivere senza tutte queste cose qui. Cose come il cuscino d'allattamento, se ce l'avete già,
o ve l'hanno regalato, ben venga, ce l'avete già a casa, quindi vi aiuterà sicuramente per allattare anche proprio appena arrivate, però se non ce l'avete potete appoggiarvi ad altri cuscini che avete normalmente in casa o tenerlo un pochino con le braccia, tanto all'inizio è leggero. Quindi io direi che vi ho detto più o meno tutto, cioè secondo me queste cose che vi ho elencato sono proprio quelle cose che devono essere già pronte a casa vostra quando tornate a casa per la prima volta con il vostro neonatino. Io spero che questo video vi sia stato utile, se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like qua sotto, se raggiungiamo una buona quota di like, non vi sto a dire il numero, però se vedo che questo video vi è piaciuto, commentando anche mettetemi dei commenti, mettetemi like, vabbè, comunque se vedo che vi è piaciuto farò altri video riguardanti questo tipo, ad esempio che cosa può servire nelle prime settimane, quindi che cosa secondo me è fondamentale da avere nelle prime settimane di vita del neonato, quindi oltre a tutte queste cose che vi ho detto finora, che cosa è giusto secondo me comprare un pochino dopo, quindi le settimane dopo, oppure dopo aver comprato le cose nelle prime settimane, che cosa può essere utile comprare nei primi mesi. Tutto ciò in modo da non andare a comprare cose superflue ancora prima che il bimbo nasca, oppure da non andare a creare delle liste nascita troppo piene di cose che poi magari non verranno usate. Ovviamente tutte queste cose che vi ho detto sono basate sulla mia esperienza, assolutamente personale, ognuna la sua, anzi ben venga, me lo scriva giù nei commenti come la pensa. Adesso io vi saluto e ci vediamo se vi va nel prossimo video. Ciao! Ragazze, eccomi qui, scusate, stavo notando mentre montavo il video, infatti scusate l'inquadratura, sto facendo un selfie praticamente. Notavo appunto che mentre stavo montando il video, a un certo punto vi ho detto a fine video vi dirò la mia opinione personale su questa cosa, no? E poi non l'ho detta. Quindi volevo aggiungere questa piccola clip e intanto ringraziare chi ha guardato fino a questo punto il video, quindi lo sta guardando fino alla fine. Niente, che in pratica quando mi è venuto in mente di registrare questo video e quindi rispondere alla domanda ma che cosa mi serve, che cosa devo avere di così fondamentale quando arrivo a casa, ovviamente mi sono venute in mente tutte le cose che vi ho elencato fino adesso, però d'istinto la prima cosa che mi è venuta in mente da dire è niente. Lo so che è una scemenza, non è vero che non vi serve niente e le cose più importanti che proprio in assoluto di tutte quelle che vi ho detto sono il necessario per trasportare il neonato, il necessario per farlo dormire, i pannolini e il latte artificiale d'urgenza, la scatola col suo biberon che vi ho detto prima. In realtà tutte le altre cose, a parte ovviamente i vestiti che dovete cambiarli e quindi dei ricambi, ma quelli lì sicuramente ce l'avete già perché gli avete preparato il corredino per andare in ospedale. Tutto il resto, secondo me, sono cose un pochino superflue, cioè se non avete la copertina non cambia niente, se non avete l'asciugamano del neonato non cambia niente, se non avete il fasciatoio lo potete cambiare sul letto come vi ho accennato. Quindi questo commento che vi sto facendo così in extremis al video è semplicemente un po' una provocazione, tra virgolette, cioè le cose così fondamentali sono quelle che vi ho detto adesso, cioè la sicurezza innanzitutto, quindi il trasporto corretto in macchina, la nanna sicura, nutrirlo nel modo corretto, però per il resto, come vi ho detto in tante parti del video, il neonato mangia, dorme e deve essere cambiato, quindi una volta che voi avete il vostro latte al seno, ad esempio, non vi serve altro, una volta che avete un pannolino e eventualmente neanche le salviette, neanche la pasta per il cambio, se per un giorno non gliela mettete, non cambia niente, lo potete lavare con l'acqua. Quindi questo commento è semplicemente per ricordarvi di stare tranquille e non farvi prendere dall'ansia. So che le cose sono tantissime, però vedrete che da sole riuscirete a capire quello che vi serve di più, riuscirete a scremare tutte le cose e sarà un'esperienza bellissima. Niente, adesso vi saluto veramente e ci vediamo se vi va nel prossimo video. Ciao!